Amici di Onda Libera, siamo a Montegrimano Terme, nella struttura del mulino Giovanetti, insieme a Ferruccio Giovanetti, l'amministratore unico dell'intera struttura. Questa è una delle strutture del gruppo. Come è nata questa struttura, le finalità che si pone, dove opera e in che settore opera? Sì, no, il gruppo Attinna è un gruppo di strutture, ne fanno parte sei, insomma. Questa dove siamo oggi si chiama il Mulino Giovanetti, ha il mio cognome perché qui c'era un mulino che era dei miei nonni, no? Che poi ho rilevato questo villaggio, l'ho ristrutturato. E cosa ne ho fatto? Ne ho fatto un centro di riabilitazione psichiatrica. Cioè qui arrivano tutti ospiti che ovviamente hanno problemi, diciamo, comportamentali, chiamiamolo così, sono degli ospiti che hanno dei disturbi di personalità che noi col lavoro, con le iniziative, soprattutto anche col lavoro, diciamo, agricolo proprio. Oggi abbiamo fatto, per esempio, la festa della trebbiatura come si faceva 50 anni fa, perché abbiamo mietuto il nostro grano, poi il grano verrà, dal grano faremo la farina, poi la farina la vendiamo, eccetera, di qua. Per cui c'è tutto un lavoro dietro che serve ai ragazzi per poi tornare all'interno, diciamo, della società migliori e svolgere una vita normale. Questo per quanto riguarda la struttura del Mulino Giovanetti. Poi ci sono altre strutture, diciamo anche un po' più contenitive, nel senso che abbiamo persone che purtroppo, pur essendo stati nei centri di riabilitazione, difficilmente riescono, no, a ritornare nella società senza problemi che hanno, insomma, chiamiamoli così. Sono delle persone che hanno dei problemi seri, alcuni per cui sono, diciamo, devono vivere in un ambiente più, diciamo, ristretto, dove che comunque ci sono sempre le attività, c'è sempre il tentativo di recupero, perché nella psichiatria io dico sempre bisogna tentare finché poi magari non ci si riesce sempre, però mai mollare. Mai dire no, non è possibile, questa è una persona ammalata per cui è destinato ormai, mai. Questo deve essere il punto fondamentale. Le nostre sono delle strutture anche belle, ad esempio come l'albergo a Montegrimano Terme, abbiamo un albergo gestito dai ragazzi, quelli che stanno meglio, che hanno comunque superato e così via, che anche lì imparano un mestiere, un domani fuori possono fare i camerieri, i cuochi e così via. Quindi lavoriamo in questo senso, questo è lo spirito del gruppo Tenis. Siamo ora con Vito Minoia. Vito Minoia è il fondatore del Teatro Enigma. Teatro impegnato nell'attività anche con il carcere, e adesso lo troviamo in collaborazione col gruppo Atena in uno spettacolo che si intitola Il vecchio pericoloso. Allora, come nasce questa collaborazione, questa unione tra Teatro Enigma e il gruppo Atena? Nasce 5 anni fa, quando il dottor Giovanetti ci invitò a curare un laboratorio per gli utenti delle strutture gestite dal gruppo Atena. E da lì gradualmente è nata una vera e propria compagnia che ogni anno produce uno spettacolo teatrale. Di solito noi presentiamo un'anteprima di questo spettacolo qui al Mulino Giovanetti per la festa degli Spaventapasseri, e poi di solito a dicembre arriviamo a concluderlo presentandolo al Teatro di Macerata Feltria. Ci puoi anticipare un po' la trama di cosa tratta il vecchio geloso? Si tratta di uno spettacolo di commedia dell'arte, quindi uno spettacolo comico che si ispira ad un canovaccio manoscritto del 600. Flaminio Scala è l'autore di questo canovaccio, che era un attore comico che guidava una compagnia, quindi presumiamo appunto che fosse anche capo comico di questa compagnia, e che veniva rappresentato nel 600, quindi
Ecco, parliamo di 4 secoli fa esattamente. Dico, questa è stata anche una cosa curiosa che ha motivato ancora di più gli attori, il sapere che si andava a mettere in scena un lavoro già messo in scena 4 secoli prima da una compagnia di comici dell'arte. E la trama, diciamo, è tutta concentrata sulla storia di un vecchio Pantalone che ha una moglie giovane, Isabella, della quale è innamorato Orazio, un gentiluomo, un amore che poi, ecco, riuscirà attraverso intrecci anche ad essere apprezzato dal pubblico. Parlaci adesso un po' del Teatro Enigma, dei successi del Teatro Enigma, anche a livello internazionale, ormai siete conosciuti ovunque, insomma. Parlaci anche dei risultati ottenuti anche nell'attività in carcere. Sì. Ecco, il Teatro Enigma nasce come teatro universitario all'Università di Urbino, si professionalizza e mantiene le proprie radici universitarie. Ad un certo punto si specializza nel teatro sociale e pubblica anche una rivista internazionale dal titolo Teatri delle Diversità, Catarsi era il logo iniziale, e che ha ormai 22 anni, una rivista che è molto conosciuta e molto apprezzata dagli studiosi, e dagli operatori che ogni anno anche hanno fatto riferimento ai convegni organizzati dalla stessa rivista. Teatro Enigma quindi ha attività ormai da oltre 20 anni nei campi della disabilità, nel campo del carcere nel quale si è specializzata, più che negli altri campi, anche dando vita ad un coordinamento nazionale di esperienze, quindi è capofila il Teatro Enigma di un coordinamento che unisce 51 realtà di 15 regioni differenti. Ma nell'accogliere l'invito a collaborare con il gruppo Atena abbiamo recuperato anche un lavoro che avevamo iniziato anni prima proprio nel campo del disagio psichico, e lo stiamo approfondendo perché in qualche modo si tratta di approfondire attraverso una ricerca specifica, collettiva ovviamente perché concorrono tutti a sviluppare questa ricerca, anche un approfondimento di conoscenza che può essere utile a livello terapeutico, a livello sociale, a livello educativo. Ecco, noi puntiamo molto sul discorso educativo dell'esperienza. Ecco, i risultati sono incoraggianti, ormai sono anni che siete, diciamo, impegnati in questo settore. Avete mai fatto avete tirato un po' le somme della vostra attività, insomma, dal punto di vista dei risultati, dalle aspettative e dei risultati raggiunti? Sì, devo dire che diciamo, dopo tanta fatica, però i risultati arrivano. E anche riconoscimenti, diciamo, no? Premi nazionali, internazionali e anche riconoscimenti istituzionali importanti come quello, non lo nascondo, del Ministero dei Beni e Attività Culturali che ci sostiene da tempo e ha rinnovato ulteriormente anche la fiducia per il prossimo triennio. E tu personalmente hai ottenuto anche dei riconoscimenti internazionali, no? Vogliamo dire un po' tutti perché insomma, questa cosa è meritoria. Sì, possiamo dirlo in anteprima, ad agosto sarò a Mosca dove entrerò in carica come presidente dell'Associazione Mondiale del Teatro Universitario. Sono stato eletto all'unanimità 2 anni fa nell'ultimo congresso che si è tenuto in Colombia all'Università di Manizales e all'Università di Mosca inizierà il mio lavoro di presidente internazionale per i prossimi 4 anni. Buonasera signori e signore, noi siamo i Guidoni, i musici, e siamo qui questa sera, maestro, per raccontarvi la storia di questa fanciulla e di un vecchio geloso, Isabella. Ecco, attualmente il gruppo Atena quanti ospiti ha?
Sì, noi abbiamo circa sui 300 posti letto in tutte le 6 strutture, di cui una di queste strutture, fra l'altro, è a San Marino, quindi in uno stato estero, e che più o meno hanno le stesse patologie, con circa 280 dipendenti, cioè di gente che ci lavora attorno, compresi infermieri, educatori, psicologi, psichiatri, medici, personali OSS, cioè quelli che ne assistono veramente, insomma. Quindi è, diciamo, un'azienda che punta sul recupero. Ecco, parliamo un po' dei risultati, diciamo. Da quanti anni è intanto aperta questa attività? Sì, dunque, noi abbiamo iniziato circa nel 1992-93. Abbiamo iniziato inizialmente con una struttura che si rivolgeva prevalentemente ai problemi degli anziani, cioè quelli che avevano la demenza senile, quindi persone che avevano fatto, anche ex psichiatrici, quelli che con la 180 di Basaglia, di cui ricorre quest'anno il 40° anno della legge, con la chiusura appunto dei brutti manicomi, io li chiamo così, molti di questi 20 anni fa sono venuti da noi e così. Poi attraverso, ripeto, questa esperienza qui, siamo andati anche verso altre forme, verso i più giovani, verso quelli che non avevano avuto esperienze negative, io le chiamo manicomiali, perché esperienze manicomiali non erano certo positive, non sentivano certo le persone, e quindi più di 20 anni, insomma, che lavoriamo nel settore. Poi gradualmente siamo cresciuti, abbiamo aumentato le strutture, le attività e così via, siamo giunti ad oggi. Conosci Tofano? Quello che è la villa 2 chilometri da qui? Certo. E Pantalone, sa della vostra amicizia? Anche. Beh. Antonio Nigro. Antonio Nigro, psicologo, psicoterapeuta e coordinatore anche degli educatori che hanno collaborato in scena, recitando con gli attori, alla riuscita di questo spettacolo. Questa è proprio una modalità di lavoro che attuiamo da 5 anni, quindi sin dall'inizio dell'esperienza. Antonio, cosa ci vuoi raccontare? Sì, questa è un'esperienza che portiamo avanti da 5 anni con grande costanza e con grande impegno da parte di tutti gli operatori che partecipano e soprattutto dei ragazzi del laboratorio. È un'esperienza che è importante sia per i nostri ospiti ma anche per gli operatori, perché in gruppo riusciamo insieme a migliorare le nostre relazioni e a vivere meglio i rapporti fra di noi e avendo un compito comune riusciamo quindi ad organizzarci intorno a questo e ad essere uniti e riusciamo a sperimentare emozioni, legami, vincoli che ci aiutano a vivere meglio e ad affrontare la quotidianità e un programma terapeutico che è denso di imprevisti, difficoltà e a volte anche momenti difficili. Ecco, il teatro è un'opportunità importante per ognuno degli ospiti del gruppo Atena e credo che abbia una valenza riabilitativa fondamentale in un percorso terapeutico. Olivetta, porta pari il vino! Per quanto riguarda appunto gli effetti dell'attività che si svolge dentro queste strutture, avete dei dati, insomma, quante di queste persone ospiti si sono reintegrate? Noi abbiamo, sì, diciamo che dei dati abbastanza positivi, non esageratamente positivi, perché ripeto, purtroppo nella psichiatria la malattia mentale è una malattia di cui non conosciamo spesso nemmeno le origini, ecco. Perché noi trattiamo anche la doppia diagnosi a volte, cioè la malattia mentale derivata anche a volte da forme di dipendenza da droghe, da alcol e così via. Diciamo che soprattutto verso i più giovani abbiamo avuto anche, cioè, c'è parecchia gente che esce da noi, va o nelle case famiglia o torna alle famiglie, diciamo che alcuni ritornano anche dopo un po'. Molti diversi sono riusciti poi a tornare persone normali, libere. È chiaro che la percentuale non è una percentuale alta, perché ripeto, nella malattia, questo tipo di malattia richiede molto lavoro, molti anni, molto, soprattutto la costanza sia con le terapie, sia poi bisogna anche seguire, io non sono contrario alle terapie, cioè voglio dire, non è che da soli col lavoro, con la riabilitazione o col posto bello che comunque è il 50% della cura, io dico sempre, cioè un bel ambiente
il personale preparato professionalmente aiuta tantissimo, però non è tutto, ci vogliono anche i farmaci. I farmaci sono importanti, che assieme, ripeto, al lavoro, alla non emarginazione e così via, danno la possibilità di un certo recupero. Certo, ecco. Parliamo ora della struttura interna, cioè il personale che lavora dentro queste strutture. Quante persone ci lavorano e diciamo dal punto di vista delle qualifiche professionali, sì. Chi ci lavora? Sì, in genere sono, ripeto, cioè sono OSS, cioè il personale che assiste proprio è un personale OSS, che noi abbiamo però preparato diversamente, perché l'OSS in genere è una figura che viene preparata in 6 mesi, 8 mesi di corso per l'anziano. Magari l'anziano demente. Spieghi, sì. Per i nostri, sì. Ascoltatori, OSS sta per... OSS, sì, è un'assistenza praticamente, è un'assistenza di base, sono assistenti di base, cioè fanno quelle assistenza che, non so, ad esempio, non solo il cambio del pannolone, ma il sapere, non so, dar da mangiare all'anziano, il rispetto, okay. Eccetera. Diciamo, è un lavoro pre-infermieristico, no? Poi abbiamo gli infermieri, e noi questo personale qui però lo rieduchiamo, nel senso che lo prepariamo da noi a... Perché una figura proprio per Dios, per diciamo di infermiere generico, per il malato psichiatrico, mentale, non c'è. Cioè, non abbiamo mai, non c'è, come non c'è l'infermiere adatto a queste cose. Noi abbiamo OSS, abbiamo infermieri, diciamo, che possono operare nei reparti di medicina, che hanno la laurea in infermieristica, ma che spesso non sono preparati. Noi nel tempo, gradualmente, con i corsi interni, li prepariamo a questo tipo di paziente, che cambia rispetto a un anziano demente, che cambia rispetto a un reparto di chirurgia o di medicina, ecco, insomma, questo è, o di oculistica. Quindi questo personale è formato da noi, in prevalenza, anche con corsi interni, con i nostri operatori medici e così via, per poi avere una qualifica anche per lavorare qua dentro. Ad esempio, io quest'anno con l'università, già 2 anni, di San Marino e di Urbino, dove ci sono dei master in criminologia di primo e di secondo livello, per quanto riguarda i laureati, psicologi, educatori, infermieri professionali, il master. Per invece l'OSS abbiamo fatto un corso di alta formazione, che dura addirittura 1 anno. Ecco. Personale è questo, infermieri, OSS, psichiatri, psicologi ed educatori. Ecco, e più o meno quanti ne avete? Abbiamo, dicevo, 280 dipendenti nelle strutture, quindi sì, il personale è molto. E molto, perché il tipo di paziente richiede molto personale, insomma. Cioè bisogna stare lì, non è che si possono abbandonare, vanno seguiti, sì, sì, indubbiamente. Certo. Bene, quindi allora, diciamo, questo è un esempio degli sviluppi che ci sono stati dopo la legge Basaglia, perché sì. Non è che chiusi i manicomi, non si è creato più nulla. Sì, insomma, cioè. Sì, no, soprattutto in questi anni noi siamo un privato convenzionato, accreditato con la Regione Marche, diciamo nella regione forse più grossi anche del centro Italia, però ci sono tante altre realtà, ad esempio gestite da cooperative anche molto più piccole, però che fanno un lavoro importante, oltre al pubblico che rimane sempre naturalmente, ma solo che il pubblico da solo non riesce a coprire il bisogno, perché il bisogno è molto, ma molto alto. Adesso poi c'è tutta la questione che noi abbiamo affrontato, quella delle REMS, che 2 anni fa si sono chiusi, fortunatamente, i famosi OPG, e dico, uso una parola group, cioè i manicomi criminali, cioè dove finiva gente che aveva commesso reati gravissimi, non contro il patrimonio ma contro le persone, che venivano abbandonati là per anni. Oggi queste strutture sono state fortunatamente chiuse, perché erano veramente dei lager dove la gente forse peggiorava, e si sono create queste residenze per l'esecuzione di forme alternative sia al carcere e sia a queste OPG. Noi ne abbiamo una ed è l'unica nelle Marche, di 20 posti letto, perché devono essere residenze che non superano posti letto, dove il concetto è la cura e non solo. Per fare un esempio, perché per chi non ho detto i lavori, nell'OPG c'erano le guardie carcerarie praticamente, al 90%, e c'era un 10% di cure. Qui c'è un 95% di cure e poi c'è anche la sorveglianza. Cambiato tutto, giustamente, perché anche queste persone che hanno commesso reati gravissimi
o perché per infermità mentale o per malattie gravissime, ovviamente, debbono essere comunque recuperate. Devono scontare il loro periodo finché non sono guariti, ma devono essere recuperate, perché quello che hanno commesso non è dovuto, è dovuto alla loro irrazionalità, chiamiamolo così, alla loro malattia. Appena finito lo spettacolo, andiamo a vedere se riusciamo ad intervistare qualcuno tra gli attori. Simona, vuoi raccontare da quanto tempo fai teatro e come ti trovi a far teatro nel nostro laboratorio? Allora, io faccio teatro da 5 anni e il teatro mi ha dato tanto. E specialmente le regole, rispettare l'uno, la pausa dell'altro, non il chiasso, ma questo mi ha dato proprio il crescere, di stare insieme, di aiutare l'uno con l'altro quando c'è bisogno di difficoltà, che non sai una parola, subito c'è l'altra persona che ti viene a aiutare. Grazie Simona, e anche per l'emozione. E oggi com'è andata? Oggi è andata benissimo, e mi dispiace che è l'ultimo spettacolo, però io spero che ci sarà un altro spettacolo, che Vito combatterà con chi deve, e saremo un'altra volta qui a darvi le nostre povertà, le nostre, come posso dire? Altro che povertà, le vostre ricchezze. Ricchezze. Grazie Simona. Grazie a voi. Andiamo a cercare qualcun altro. Eccoci qui con Cristiana. Ciao Cristiana. Cristiana, oggi tu interpretavi un personaggio maschile, sì. Te la sei cavata benissimo. Ecco, com'è andata secondo te? Bene, è andata bene, mi è piaciuto molto. Ma mi piace molto fare teatro. Avevi già esperienze teatrali prima ancora di iniziare questo laboratorio? Sì, all'università ho fatto un teatro con una compagnia di Bologna che si chiama Colli. Qual è la tua impressione, diciamo, il beneficio che provi facendo queste esperienze di teatro? Mi aiuta a stare a contatto con l'altra gente, mi aiuta a sentirmi più sicura di me e mi arricchisce molto. Grazie, grazie Cristiana. Chi c'è ancora che vogliamo invitare? Ah, vedi, Anton Giulio, vieni. Buongiorno. Eccoci qui, con uno dei protagonisti dello spettacolo, come tutti, tra l'altro. Ecco, Anton Giulio, vedo che spettacolo dopo spettacolo anche il tuo entusiasmo cresce. Ci vuoi raccontare un po' di questa tua relazione con il teatro? Allora, principalmente cerco di essere sempre migliore, non agli altri ma a me stesso. E quello che mi porta a migliorare è sempre cercare pure di migliorare anche il gruppo. E quello che ho fatto, anche la dimostrazione più palese dello spettacolo di oggi, è quando sono dovuto uscire dalla casa di Pasquella e fare una rima baciata, prendendo spunto dall'inizio della Divina Commedia. E quello l'ho fatto, credetemi, la notte prima, alle 2 di notte. E ho cercato di rendere qualcosa di più divertente per far divertire sia il pubblico che dire al gruppo: dai, che ce la possiamo fare, perché oggi ha piovuto, tutti quanti eravamo stanchi perché le prove si fino a tardi, si cerca di migliorare lo spettacolo fino all'ultimo. E io dalla mia parte sono soddisfatto, adesso sono ancora negli abiti, ancora mi sento il personaggio Orazio, non mi sento io Antonio, mi sento Orazio. Antonio, quella che abbiamo praticato è una recitazione a soggetto, che è una tecnica che ben si presta anche al nostro contesto, che vi lascia liberi anche
di creare all'improvviso, diciamo, senza essere così strettamente legati ad un copione da imparare a memoria. Tu come ti sei trovato? Il poter recitare tranquillamente senza alcun copione ti lascia spazio alla tua liberazione in qualsiasi momento. Non è che tu dici ho determinate parole da dire perciò non posso sgarrare. No, se sbagli una cosa puoi subito recuperare dicendo o una battuta o dicendo una cosa simile a quella, perché tanto più o meno è una traccia quella che devi seguire, non è un filo logico, è una traccia quella che ti hanno dato. Perciò se non è perfetta la battuta quella che hai detto, puoi sempre recuperare. È quello che facciamo anche in questa comunità. Quello che ti danno qui è una mano, una possibilità di recuperare. Anche se sbagli puoi sempre recuperare, perciò alla fine sai che esci bene. Ed è ovvio che per fare questo occorre anche una certa autodisciplina. Autodisciplina sia da parte tua, da parte di chi ne sa di più, di conseguenza è tutto un intreccio da parte tua e da parte degli altri. Perciò, ripeto, questo spettacolo, se è riuscito bene, come mi auguro, non è solamente grazie a me, è grazie al regista, grazie al suo aiutante e grazie a tutta quanta l'equipe che c'è stata dietro. Perciò io ringrazio chi oggi è venuto a trovarci anche sotto la pioggia. E grazie anche a te. Ciao Antonio. Sono stato molto contento che hanno utilizzato il terrazzo, la porta, alla fine, perché era così, vivevamo qui. Praticamente, io li ricordo, a volte c'era qualcuno con la fisarmonica, a volte qualcuno con quegli organetti, no? Eccetera. Poi si dava il vino, le paste, eccetera. Dopo essersi lavati nel fiume, perché la trebbiatura, che avete visto oggi, era una roba che sporcava la paglia, la pula, si facevano i pagliai, quindi la gente si alleviva, si andava a lavare nel fiume, poi veniva qua, mangiava e poi si metteva a fare teatro. Come poteva essere il teatro con noi? Oggi abbiamo rivissuto quei momenti che sono belli, momenti della storia, e abbiamo fatto rivivere un borgo con questi ragazzi come si viveva un secolo fa. Bravo Vito, bravo Antonio. Buonasera a tutti.